Oggi parliamo di teatro e siamo al Teatro Gioiello di Torino, non perché c'è lo spettacolo, ma ci sono le prove. Noi ci siamo anticipati. Ecco. Brava Paola, brava, brava. Vedo che sei attenta. Vedi, sono molto attenta. Sono venuta a trovare Marco e Mauro perché c'è uno spettacolo non bello. C'è Marco e Mauro? Vabbè. Sì. Dove sono? Veramente? Ma li conosci? Ma l'ho sentito già parlare, ma sono bravi. A me ha detto Sono che qui, sono vieni, molto vieni, vieni. validi, sono molto validi, molto divertenti, proprio due personaggi giovani, 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 bellissimi, 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 prestanti, molto, vi faranno divertire da matti. Disponibili, disponibili, sì, disponibili. Proprio, fa tutto lui, fa tutto lui, fa tutto lui. Vabbè. Cerca, sì. Cioè, più di così. Ci mettiamo anche un annuncino che non è niente male. Perché cos'è che va questa cosa? Allora, tieniti forte, no, allora sì. Fatti bello prima. Sì. Per donneingamba.com. Per questo che noi vogliamo fare l'annuncio. Non è che noi, no, non lo mangiamo mica così. Ma aspetta, ma mica solo. E poi per i telespettatori di GRP. Certo. Ci sono anche gli uomini, quindi fatti bello anche per gli uomini. Ecco, quello magari ci penso lui, io su questo lato. Vabbè, sono piuttosto tradizionale. Siamo al gioiello per fare le prove. Per le prove, come vedi, siamo seduti. C'era già la scenografia pronta, tu sei arrivata, anzi siete arrivate perché dietro la telecamera c'è anche un'altra ragazza che si chiama Alessandra, alla tua cameraman, bravissima, camera woman, cioè, questa per far vedere che io sono francese, cioè inglese deficiente. Lei è inglese? No, il tuo, quello che hai detto, ma che cosa sa perdi, comunque, niente, siamo al gioiello, voi siete arrivate, noi stiamo facendo le prove, avete interrotto le prove, chiedo scusa, meno male, perché una PDAP, eravamo cotti, se arrivavate un po' prima, era meglio, vabbè. Ce vabbè. L'abbiamo fatta. Sì, comunque. Ma perché siete al Teatro Gioiello e siamo all'interno di un treno? Scusate. Perché lo spettacolo si intitola Attaccatevi al treno. Perché io sapevo di Attaccatevi al tram. No, al Attaccatevi treno. Al treno, ancora non attaccatevi lo sapevo. Al treno, attaccatevi al treno perché comunque è un modo di dire un po' più montè. Cioè, Taccatevi. È bravissima. Ho fatto i compiti, a casa. Siamo al gioiello perché ci siamo trasferiti dall'erba, siamo venuti qui. E infatti, di solito siete all'erba. Siamo all'erba, a casa nostra. Ci hanno promosso, siamo venuti al gioiello. Il prossimo sarà l'Alfieri, poi sarà. Riempite sempre i teatri, perdete sto vizio. Abbiamo opzionato il Colosseo adesso. Ma il Colosseo di Roma. Colosseo di Roma, che l'arena c'è già un sacco di sì, opere, no, poi è piccolo per noi l'arena, sì, sì, quindi di Verona, poi vogliamo fare. E no, ci hanno promosso e siamo venuti qui al gioiello. La soddisfazione. Cioè, bello, bello, bello. Anche devo perché, dire, sì. Possiamo dirlo? Dai. È sold out. Sold out. Casaria sold out. Pian. Biancaversa. Quattro giorni, tutto pieno. Beh, infatti io stamattina parlavo con l'ufficio stampa dei Torino Spettacoli, me l'ha detto, gli faccio complimenti, dai. Veramente, bravi. Possiamo dire che per la prima volta in questi ultimi anni, tra l'altro la stampa non ha scritto niente, ma ci siamo noi. No, è per dire che nonostante niente, noi siamo pieni. Esatto. Perché ormai vi amano, ormai vi vogliono bene. Basta che appaiono appunto per Torino i cartelloni e la gente viene a riempirvi. Meno male. Sono i nostri affezionati. Ma questo treno dove porta? Lontano, questo, speriamo. Diciamo che è un treno un po' locale. Sì? Noi ci potremmo... È un po' piemontese. Sì, si dovrebbe portare a fare uno spettacolo. E quindi dobbiamo andare a fare questo spettacolo e su un treno chiaramente succedono un sacco di cose e tanti personaggi comunque. Esatto. Che personaggi abbiamo su questo treno? Non so. Intanto c'è il nostro impresario. L'impresario è un impresario che diciamo ha mille artisti chiaramente. Allora abbiamo Bruce Springsteen. Bruce Springsteen ce l'abbiamo noi, sì, abbiamo avuto spettacoli da Michael Jackson, per esempio, gli abbiamo fatto fare una serata a Amazon. Un lunedì pomeriggio. Ma poi, che col di lì alla via Malaya Singh, ecco. Michael Jackson, che lui ballava, aveva un occhio di pernice. Ah, sul piede sinistro e allora non riusciva a fare il moonwalk.
Allora non è potuto venire. E oltre a questi personaggi qui c'ha anche Marco e Mauro. Pensa sì, te, pensa sì, te. Sì, io preferisco Marco e Mauro. È vero. Ma io gli ho fatto fare ma 60-70 spettacoli proprio a Marco e Mauro. Non è vero. Solo che ho perso il numero di telefono. E quindi allora, zero. Vabbè, zero. Però virtualmente gli ho fatto poi fare. Ci sono che è altri bravo personaggi come il suo inglese. Sì, cioè, no, lascia perdere. Poi ci sono altri personaggi. C'è un ciucco che è sempre ubriaco. Dalla mattina alla sera c'è un suicida che per amore si vuole ammazzare. Ma proprio mentre siete in treno solo? Sì, perché sua moglie l'ha mollato. Ah. Invece di essere felice vuole suicidarsi, sì. Hai capito? E poi che ti posso dire? Vabbè, ci sono anche due personaggi. Sì, noi siamo aperti, diciamo così, a tutti. Esatto. Ecco, voi parlate tra di voi, fate finta che io non lascio qua. Voi ecco, parlate. Ecco, è andata via, è andata via. E ci sono questi personaggi, ecco, per esempio, tipo questo, che sono personaggi ormai sono una coppia di fatto. Esatto, sono una coppia di fatto, esatto. Sì, molto colorato. Grazie. Molto fucsia, molto fucsia. Rocco, il nostro figlio. Sì. E poi ci sono altri personaggi, me lo tolgo perché insomma, ma è bellissimo. Sì, ti ringrazio, perché, ma lui entra molto nella parte. Sì, 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 l'importante è che la parte non faccia il contrario, ecco. Vabbè, ma... Però voglio dire, poi ci sono altri personaggi che c'è insomma che, un personaggio che è il mestiere più antico del mondo, non lo diciamo, ma è il un tassista. Mestiere, facciamo così, il tassista, quindi c'è anche questa persona. E poi facciamo, guarda caso, un omaggio all'Avan Spettacolo e facciamo un omaggio a Walter Chiari e Carlo Campanini. Cavolo. Ma non per altro, non perché per altro. Il Sarchiapone, voglio dire, è nato sul treno ed era proprio una situazione così. Ci sembra brutto non farlo, anche se chiaramente siamo un po' blasfemi, no? Insomma, capisco. Cercheremo di farlo al meglio. Noi auti lo fanno un po' in piemontese. Il Sarchiapone, il famoso Sarchiapone, che tu hai visto di Walter Chiari e Campanini. Assolutamente. Assolutamente, perché sì. Dovete sapere che questo film parla. Allora, dicevamo che Marco e Mauro. Che Marco e Mauro comunque sono molto felici di essere su questo treno. Perché se con questo treno avete riempito sold out 4 giorni, certo. Ma perché non farne 5? Perché non farne 6? Perché non proseguire? Ma poi chiederemo al dottor avvocato, ingegnere, capo supremo Mesturino. Vediamo se succederà qualcosa. Io ho smesso un strack, quindi non lo faccio più. Ecco. Lunedì ci riposiamo. Poi tutto il pomeriggio. Poi... pomeriggio tu spettacoli non li fai più. Esatto. Gioca il toro. Chi? Gioca il toro. Non lo so, bisogna vedere. Con l'Udinese. Con l'Udinese, sì, gioca il toro e noi siamo qua in teatro. Qualcuno ci... Purtroppo lo spettacolo è annullato. No, no, non è vero. Qualcuno ci dirà cosa farà il toro. Fino a domenica pomeriggio. Esattamente, giovedì, venerdì, sabato. Avete già le altre date su altre città oppure... Assolutamente sì. Mazzone, ci va lui, è sicuro. No, basta andare sul nostro sito. Diamo un qualche link. Il sito www.marcoemauro.it, c'è già il calendario estivo, eccetera, eccetera, dove si... Dove c'è, troverete c'è ancora tanto spazio, eh. Sì, c'è ancora spazio, c'è non spazio, c'è spazio, c'è proloco, spazio. Comuni, venite, teatri, tintorie, farmacie, i battesimi, facciamo tutto, facciamo tutto. Qualsiasi cosa, le inaugurazioni, i compleanni dei bambini, perché non farli? Ci date un obolo, una roba, un pezzo di torta, due patatine, loro va bene. Soldi, che torta. La torta la mangiano gli altri. Esatto. Ragazzi, grazie. Grazie a voi, sono 10 euro. Ma che 10 pagherò euro? Anche. Di più? Ma certo che di più. Io ringrazio e saluto tutti gli amici che ci seguono dal web, da donningamba.com. Cioè, gamba, mi raccomando. Donne in gamba. Cioè, voglio dire, ci deve stare, Campi e via, sto e naturalmente anche i telespettatori di GRT. Telespettatori, sì, se sono femminucci, c'è Paola. Noi vado bene io. Noi guardiamo le donne in gamba. Donne in gamba, ciao Paulina. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Attaccatevi al treno.